saluto a tutti gli amici Granate e ben ritrovati all'appuntamento con Toro Flash, la striscia quotidiana di informazione sul Torino. Apriamo questa edizione ovviamente parlando dell'appuntamento di questo weekend allo Stadio Olimpico. Arriva il Milan di Allegri, una squadra che qualche settimana fa sembrava la portata del Torino, oggi forse non è più così, peccato, di fatto il Toro lo affronta in questo weekend e pertanto si sta allenando a porte chiuse da tutta la settimana, certo per provare degli schemi lontano da occhi indiscreti da eventuali emissari mandati da Milano, ma di questo patiscono anche i tifosi Granata che sono costretti ancora una volta a stare lontani dalla propria squadra, dai propri beniamini. Continuiamo a parlare della partita e lo facciamo attraverso la lavagna tattica del nostro grande e grandissimo Lello Vernacchia, la potete vedere già in grafica in questo momento. Toro serve uno alla Brienza, Lello Vernacchia quindi alla sua lavagna tattica, manca un raccordo tra esterni e punte. Il Milan dopo la Juve è forse in questo momento l'avversario migliore, ne è convinto quindi il nostro esperto, con la sua lavagna tattica dice in fondo esattamente come nel derby, è una partita che si prepara da sola ma bisogna giocarla per 90 minuti e non per 30. Ebbene, questa era la lavagna tattica del nostro mitico Lello Vernacchia, la potete leggere e visualizzare sul nostro sito internet www.toronews.net. Intanto sono uscite le designazioni per questa giornata del campionato di Serie A, l'arbitrerà Toro-Milan, arbitrerà Romeo e adesso sempre con l'aiuto della nostra grafica vediamo quindi tutte le altre eventuali designazioni per questa giornata di campionato. Dicevamo quindi Toro-Milan arbitra Romeo, coadiuvato dagli assistenti bianchi e giallatini, gli addetti alle porte saranno poi Bergonzi e Baracani, il quarto uomo De Luca. Poi sabato 8 dicembre ore 18 Atalanta-Parma affidata a Calvarese, sabato sempre 8 dicembre alle 20.45 Roma-Fiorentina affidata a Banti e poi domenica dalle ore 15 Cagliari-Chievo a Russo, Palermo-Juventus a De Marco, poi Pescara-Genoa a Celi, Siena-Catania a Doveri, e quindi domenica alle 9.20.45 Inter-Napoli affidata a Rizzoli, poi posticipo del lunedì alle ore 19 Sampdoria-Udinese-Gervasoni e infine la partita che chiude quindi la giornata di Serie A, lunedì 10 dicembre alle ore 21 Bologna-Lazio affidata ad Amato. E quindi queste erano le designazioni per la 16ª giornata del campionato di Serie A. Ora ci spostiamo dal rettangolo di gioco per andare un po' negli uffici, nelle trattative, e quindi parliamo di calciomercato. Sarà un mercato di gennaio di riparazione per il Toro fondamentale per le cessioni. De Feudis dovrà essere piazzato per risparmiare qualcosina in termini di ingaggio. Lo stesso destino di Gorobsov, che è felice, si dice felice e contento, tornato da questa esperienza di 3 giorni a Rijeka, una sorta di stage, l'avevamo definito così in maniera un po' ironica. E a quanto sembra il ragazzo è contento di una piazza come Fiume, e da quelle parti tra l'altro c'è un netto uso del sintetico, decisamente più in uso che rispetto qui in Italia. Non sarà ovviamente questo a inficiare sulla trattativa, bensì sarà ovviamente l'ingaggio percepito dal centrocampista Granata. Qualcosina il Toro potrà risparmiare in caso di cessione, si parla per ora di un prestito. A quanto sembra Abu Diop non dovrebbe partire, salvo un'offerta eclatante che gli assicuri quindi un posto da titolare in Serie B con una contropartita tecnica magari per il Toro di livello da inserire da qua a giugno. E poi ovviamente si parla sempre di questi rinforzi sulla fascia, sul lato di sinistra o eventualmente di destra, in quanto è vero D'Ambrosio adesso è un titolare sulla fascia sinistra, ma Darmian deve rifiatare e ha perso con la promozione di D'Ambrosio a titolare un po' quello che poteva essere il suo sostituto. A centrocampo manca sempre un giocatore di qualità, Almiron sembra davvero un giocatore che vuole il Toro, ma bisogna capire se da giugno qualcosa è cambiato qui in società in via Arcivescovado, magari allora proprio è il Toro a non voler più così fortemente Almiron. Allo stesso tempo il mercato delle punte, c'è un Sansone che vorrebbe giocare di più, Sgrigna attende il rinnovo e attende il rinnovo anche Rolando Bianchi, vedremo come finirà questa querella attorno al capitano Granata. Per il momento è tutto, un saluto da Manolo Chirico, Toro Flash torna come di consueto domani e vi ricordiamo che tutti i nostri contenuti sono già visualizzabili attraverso il nostro sito internet www.toronews.net, attraverso la nostra pagina di Facebook e soprattutto seguendo il nostro account di Twitter. Ancora un saluto quindi da Manolo Chirico e arrivederci a tutti.